perde forza ma mette ancora paura. Atteso nella giornata di sabato sulle Filippine, Agupit è stato declassato dalla categoria di supertifone in cui era stato inserito. Le rassicurazioni dell'agenzia meteorologica non frenano però la corsa agli approvvigionamenti. L'arrivo di raffiche fino a 130 km/h spaventa i commercianti che chiudono i battenti a Samar, la prima provincia su cui Agupit dovrebbe abbattersi portando con sé piogge torrenziali e onde fino a 4 metri. Ancora piegata dalle 7.000 vittime provocate lo scorso anno dal tifone Haiyan, l'isola di Leyte prova questa volta a giocare d'anticipo e, grazie al sostegno di Save the Children, riempie i propri depositi di aiuti alimentari. In diverse aree, scuole, chiese e altri edifici pubblici, si improvvisano intanto centri d'accoglienza. Circa 500.000 le persone che hanno volontariamente lasciato i villaggi costieri più minacciati. E praticamente tutte, secondo i conti del governo, avrebbero già trovato una sistemazione d'emergenza.